Per quanto riguarda il video di Wondernyan caricato ieri, ci sono solo 4 minuti di video perché il file si è corrotto durante il caricamento e quindi YouTube me ne carica solo 4 minuti, me ne sono accorto poco fa, quindi niente, prendetevelo così, mi dispiace. Wondernyan! All'arrembaggio! Wahey Kuj, ben ritrovati la vostra Andronic 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come vedete sono dentro la grotta del Lamentoso per fare la quest del tesoro fantomatico che si celerebbe appunto tra le pareti di questa caverna. Ma vediamo cosa dobbiamo fare per trovare questo tesoro. Eccoci, c'è un tesoro nascosto da qualche parte qui intorno. Inizia la caccia al tesoro, che emozione! Da dove cominciamo? Non abbiamo la minima idea di dove cercare. Potremmo chiedere agli yokai come l'altra volta. Bene, quindi dobbiamo parlare con 3 yokai, credo che sia comunque sia. Dato che Fensilet, bene o male, guarda, qua già ce n'è uno. Fensilet, bene o male, ha sempre 3 incarichi da farti compiere prima di poter andare avanti. Oh, di nuovo voi, che cosa volete? Abbiamo sentito parlare di un tesoro segreto, ne sai qualcosa? Tesoro segreto, ma sì. Tempo fa sono venute delle persone, ma tutti coloro che si sono avvicinati al tesoro sono scomparsi. Cosa? Così dicono almeno. Non ricordo cosa sia realmente successo. Forse un tesoro che ci fa scomparire non è proprio la cosa più bella. Andrea, forse è meglio chiudere qui la caccia al tesoro. Vuoi spera proprio un fifogne? Ogni tesoro ha un lato scuro. Non ricordo di preciso che rango è la missione, a parte basterebbe vedere i Fensilet e lo scopri. Ah, qui non mi sembra che ci sia nulla. Anzi no, qui andiamo proprio per combattere contro Incantella. Tu non mi interessi, no, qui non c'è nulla. A parte gli occhi scrutatori che sono lì sotto. E chi è? Negatina. La negatina è grande, quindi dà un po' di problemi ad aggirarla. Ci si potrebbe andare a sbattere contro. Intanto mi guardo la mappa di sotto per vedere se c'è qualcuno con la bandierina. Ah sì, è di là. Allora dobbiamo fare tutto quanto il giro. Perfetto, eccolo qui. Ah, beh, Contrito. Suppongo che tu non abbia mai sentito parlare del tesoro nascosto, eh? Cosa è? Non me ne frega un bacon. Peccato, andiamo a chiedere a qualcun altro. Continuate pure a investigare. Ma se passate questo punto siete fritti? Chi ha superato questo punto non è mai tornato, spariti! Non potreste comunque, visto che il sentiero si è sgretolato. Ma attenti! Oh. Che dici? Mi chiedo cosa ci sia oltre il punto di non ritorno. Magari Whisper potrebbe riuscire. Toglitelo dalla testa, non esiste! Dunque, dobbiamo andare praticamente di là. Ci sarebbe un modo per arrivarci, effettivamente. Ecco qua, guarda un po', è un po' a cascata, in un punto a caso. Sai niente del tesoro fantasmia? Cos'è? Mai sentito nominare? Ma ho sentito parlare di un sentiero che dovrebbe condurre a un luogo speciale. A volte le pareti si sgretolano rivelando dei sentieri e chiudendone altri. Per cui potrebbe esserci un sentiero mai battuto prima. Un sentiero mai battuto prima? Magari è lì che troverebbe il tesoro nascosto, gna. Già, ma come troviamo quel luogo? Andre, hai raccolto molte informazioni, ricapitoliamo. Ok, secondo Puzo, le persone che si sono avvicinate al tesoro sono scomparse. Terribile, non solo non possono tornare, ma spariscono proprio. Proprio come aveva detto Bacon Trito. Lui in realtà ha detto che se ti addentri troppo non riesci a tornare. Esatto, Andrea. Cosa ha detto invece Waldrillo? Ha detto che c'è un sentiero che porta in un luogo speciale. Oh, il tesoro si trova oltre il sentiero bloccato. Din din din, risposta esatta, gna. Ma non riusciremo a passare se il sentiero si è sgretolato. Forse noi non possiamo, ma Whisper sicuramente sì. Vale la pena provare, andiamo. Ma scusatemi, questo sentiero dove Acci d'Erbolina dovrebbe essere? Possibile che ci sia la navigazione? Vediamo un po' se è comparsa. È comparsa. Quindi, ok, vediamo un po' dove ci porta.
Non credevo comparisse, e invece... Ah, devo andare qua sopra, bene. Almeno ho un punto di riferimento. Tanto avrei comunque dovuto, anche senza navigazione, controllare tutti i punti, quindi alla fine l'avrei trovato. Però insomma, con la navigazione siamo un pochino più tranquilli, facciamo una cosa più veloce. Peccato che la stamina di Nate sia alquanto povera. Oh, ma è lui? Quello è... Il tesoro fantasma è di qua, sono io, l'incredibile Deadpool. Un vicolo cieco? Nessun problema, mi sono preparato. Persino Incantella sarebbe incantata da come cool Deadpool. Ora arrossisco. Tesoro nascosto, arrivo. Sparito. Un'altra seccatura. Ma almeno ora sappiamo che c'è qualcosa da questa parte. Seguiamolo. Certo, seguiamo. Ah, non c'è nessuno qui. No però. Andrea, c'è un ponte che copre quel buco. Ah sì, ce l'avrà messo Deadpool. Ora possiamo attraversarlo, seguiamolo. Come? Un momento, dici sul serio? Se andiamo oltre non potremo tornare. Ci penseremo quando sarà il mio momento. Ok, andiamo. Ma di qua effettivamente cosa c'era? Ah. In effetti qui non ci siamo mai venuti. In effetti noi qua non ci siamo mai venuti, se ci pensiamo bene. Non c'è niente qua. Assolutamente niente. Sapevo che non l'avremmo trovato qua. Torniamo indietro. Andrea, percepisco un'aura qui. C'è uno yokai nelle vicinanze? Sarà Deadpool che si nasconde per attaccarci a sorpresa. Setacciamo l'area. Sicuramente con la lente io. Quanto? Ma cos'è? No, volevo un attimo vedere bene qui. Ma c'è una specie di porta lì, una specie di entrata. Ah, questo, com'è che si chiama? L'ho anche preso su Blaster Steel poi. Hai trovato uno yokai, grazie. Vediamo un po'. E tu chi sei? Io sono Pieno. Gna, ci penso io. Sbrighiamocela in fretta. Ne sai qualcosa del tesoro nascosto? Devo sapere qualcosa. Si sta nascondendo qui? Dov'è il tesoro nascosto? Ehi, ci senti? Questo luogo non è più vuoto. Cosa? Rendere questo luogo vuoto. Ah, ci sto risucchiando! Che facciamo? Che brutta situazione! Ma sul serio? Ma cosa mi dici mai? Ah! Sì, casca in piedi, casca. Cosa sei? Ma dove siamo? Siamo stati risucchiati da Pieno, non è vero? Mi sembra di aver già visto questo posto. Ah, ma... È il continente Perdu! Cosa? Ci sono altri ingressi per il continente Perdu! Non siamo mai stati qui, che fortuna! Ah, sì! Anche Deadpool dovrebbe essere qui, gna? Se è stato risucchiato da Pieno, deve essere qui intorno. Ah, perché qui? Qualcuno mi aiuti! Ma sei uno yokai. Quindi... Che facciamo, Andrea? Beh, dobbiamo aiutarlo. Andrea, guarda! Deve essere il tesoro. È il tesoro nascosto! Wow, non ci credo! Perciò il tesoro nascosto di cui parlano è un tesoro del continente Perdu! Che delusione. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo risolto un altro mistero. Questo era quanto? Ribadisco, che delusione. Mistero risolto. Magari un po' meno entusiasmo, Vabbè, tanto. Ehi, aspettate. Il tesoro celato nell'oscurità, ma... Nah. Molto lieto. Non ne valeva la pena. Però intanto è fatta, quindi una cosa in meno da fare.
Anello illusorio come ricompensa? Beh. Magari l'esfera mega? No, mai nella vita. Una baguette. Vabbè, che ci vuoi fare? Siamo degli esploratori, sì, vabbè. Intanto domani live su Blaster Steel. Andremo a fare la regia Emma, mi raccomando. Connettetevi alle 17:30. Andremo a fare questo posticino qui, in live con voi. Giocherò con voi, finalmente mi sono deciso a fare una live giocando con voi, ok? Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, Cuge, per questo video è tutto. Io intanto me ne vado qui alla base, anche se in realtà no, vado da un'altra parte che ho da fare altro. Per questo video è tutto, come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!